Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati sulla SDS, ovvero la serie delle 7, la Seven Series, chiamatela come volete. E comunque la storia dei nostri gamberetti alla conquista del mondo, signori miei. Io sono Maullo941, forse l'ho già detto, non l'avevo detto, boh, non lo so, non mi ricordo. Vi ricordo di lasciare like e commenti a questo video, vi ringrazio in anticipo per il supporto che state dando a questa serie. Speriamo di riuscire a conquistare il mondo e tutto quello che si può conquistare con questi gamberetti. E io vi ricordo sempre che mi trovate anche su Instagram e su Facebook col nick di Maullo941. Detto questo, partiamo con il video, raga, di questa sera. Noi ci siamo fermati al 31 marzo, siamo in quarto posto a 79 punti, a pari punti col Colchester che è terzo, ma il Colchester c'ha una partita in meno, signori miei. Quindi ce la stiamo sudando. Dovremmo avere la certezza dei playoff, su questo non c'è dubbio, però è ancora lunga la strada, raga. Quante partite mancano? A proposito, ecco, bella domanda. Quante partite mancano? Allora, marzo è finito. Aprile ne abbiamo 5. 5 d'aprile. Ah, le ultime 5 partite mancano, raga. Ottimo. Le ultime 5 partite di aprile. E poi eventualmente playoff. Ok, andiamo alla partita, alla prima delle ultime 5 partite. Che ci giocheremo tutte in questo video, raga. Per forza. Così vediamo come si finirà la situazione. Resocondo pensiero squadra. Resocondo giovani talenti disponibili. Allora, Riley Ross è diventato un 74-90. Angus Gray 67-91. Ecco, lui già mi piace di più. Ingaggiamolo. Perché mi sa che se io faccio così, sì, la ricerca giocatore di questo è terminata. Infatti, allora, Angus Gray portiamolo a casa. Vediamo cosa succede. Gordon Walker, no. Malcolm Taylor 70-94. Grande portiere. Un altro Nicholson 65-89, no. Riley Ross, non mi convince più di tanto, raga. 74-94, no, lasciamolo perdere. E facciamo partire il nostro osservatore subito per un'altra direzione. Mandiamolo in Italia l'osservatore, raga. Mandiamolo in Italia. Osservatore disponibile. Fai seguire i giocatori. Mandiamolo in Italia. Vediamo se troviamo qualche giovane italiano. Dove sta andando? No, no, no. Qualche giovane italiano promettente, signori miei. Facciamo 6 mesi, dai, qualsiasi, qualsiasi, 6 mesi, qualsiasi. Ok, ci stiamo mangiando tutti i soldi praticamente con gli osservatori, però va bene. Lui è andato alla ricerca, vediamo chi abbiamo preso. Abbiamo Rob Young, ok. Angus Gray 67-91, cosa sei? Un attaccante destro. Non mi serve a nulla, Angus Gray. Poi Mitchell ce l'avevamo, McKinley ce l'avevamo, Malcolm Taylor, il nostro portiere 70-94. Raga, se la giocano tutte e due. Se la giocano. E poi Angus Hamilton che sta ancora crescendo. Va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene, va bene, va bene. Abbiamo questi due attaccanti destri che sinceramente non servono a nulla. Cioè, nel senso, non servono a nulla. Nel mio stile di gioco non servono a granché. Però, dico, ce li teniamo. Sono sempre importanti. Avanti, andiamo alla prossima partita, che è contro il chi? Contro chi giochiamo? Contro il Crewley. Contro il Crewley. Allora, io direi lascerei Nicholson sulla sinistra, che mi è piaciuto. Qua farei giocare Sullivan prima che si arrabbia di nuovo. Qua metterei Cruston, così diamo un po' di sostituzioni. Al posto di Braxton torna Raja. E al posto di Rocher gioca Nyagugurara. Al posto di Lewis, che è diventato un 63. Complimenti. E allora mi tengo Lewis, è più forte di Nyagugurara. Sì, la nostra nuova coppia centrale è Wilding Lewis. Perfetto. Reid ce lo portiamo in panchina. Va bene, scendiamo in campo così, raga. Abbiamo le ultime 5 partite da giocarci. Speriamo che vadano nel verso giusto e otteniamo la promozione diretta, raga. Sarebbe un'impresa paurosa. Contro il Crewley, che viene da una vittoria contro il Cambridge. E noi che ce famo? Che ce famo? Ci vinciamo 2-0. Bella così. Gol di Nicholson. Un gol di Raja. Nicholson secondo gol in 2 partite all'esordio. E poi sono usciti Leitch, Stockholm, Lewis per Sloo, Diagora e Delev. Ok, si è rotto il nostro attaccante. Porca miseria, si è rotto il nostro attaccante. Allora, continuiamo gli allenamenti. Continuiamo gli allenamenti. La prima finale, raga, l'abbiamo portata a casa. Mitchell diventa un 60. Buono così. Mitchell è diventato un 60. Mitchell è diventato un 60. Buono, l'anno prossimo avremo una formazione spettacolare, raga. Giocatore infortunato 2 giorni, perfetto, meno male. Raj è stato squalificato. Mannaggia, Raja mio. Non me la dovevi fare questa. Perché il Colchester non gioca, raga? Perché mi devono far soffrire fino all'ultimo momento? Howard vuole giocare.
Giocatore infortunato, Howard. Chi sei? Attaccante. Ne riparleremo, mister. Penso di essermi migliorato, perciò vorrei vedere il mio stipendio. Ne riparleremo. Howard, questo pensavo volesse giocare, invece voleva lo stipendio. Va bene, non vedrai una lira dalla società, amico mio. Allora, qui torna Braxton. Fuori Sullivan, dentro Delev. Fuori Cruston, dentro Park. Io, raga, Nicholson lo lascio lì. Cioè, è pauroso, signori miei. È pauroso. Più che altro, leviamo O'Sullivan e riportiamoci l'esterno Tonev, perfetto. E Johnson, niente, no, Slow è più forte, va bene. Il nostro The Rock deve ancora aspettare per esordire, raga. Il nostro The Rock deve ancora aspettare per esordire. Dai così, contro l'Exeter, contro l'Exeter che viene da un pareggio contro il Caltenham. Dai, raga, ci serve una vittoria, raga, ci serve una vittoria. Dai, 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 dai. 2-0! Gol di Lewis LH. Grandissimi, raga. Dovedì, cartellino giallo per Sutton. E poi sono usciti Lewis e Stockton per Tone e Vesluv. Bella così, raga, bella così. Bella così. O'Sullivan è contento per aver giocato. Va bene. Siamo 2 punti sopra il Colchester, che ha sempre una partita in meno, signori miei. È a 1 punto dal Salford. Attenzione, potremmo anche arrivare secondi. Potremmo anche arrivare secondi. Squalifica giocatore scontata. Squalifica invece giocatore squalificato Sutton. E invece Sullivan adesso è contento. Bah, e questo è, cioè, è pazzo. Dottor Jekyll e Mr. Hyde lo potremmo chiamare. Passa da essere contento a essere offerta per il trasferimento per Ibrahim Bacaré 105. Riuscissimo a levarci Bacaré sarebbe tanta roba. Lui vale 90, ce ne offrono 105. Che abbiano visto qualcosa che noi non abbiamo visto? Andiamola a trattare, raga. Andiamola a trattare. Ci hanno fatto un bel prezzo, però se riuscissimo a trattarla ancora di più, non so che squadra è. Rinegozia l'offerta del cartellino. Me ne dai 100, 100, 120. La possiamo trattare, zio. La possiamo trattare. Non ti offendere, la possiamo trattare. No, gli piace. Bella così, 120. Tanta roba, raga. E ci leviamo di Bacaré. Ci sbarazziamo di Bacaré. Lasciamo il posto libero ad Hamilton, che sta scalpitando per entrare in campo. Allora, abbiamo completamente la rosa distrutta. Perfetto. Allora, al posto di Delev può giocare Sullivan. Al posto di Nicholson può giocare Tonev, che è un poco meglio. Al posto di Lewis mettiamo Brewitt e Diago Gurara. Per forza. Al posto di Park può giocare Cruston. Al posto di Braxton può giocare Raja. Al posto dei nostri titolari in difesa mettiamo i nostri panchinari. Ma per forza, raga, sennò ce li ho troppo stanchi. Entrerebbero comunque loro. Quindi non ho che farci. E portiamoci Delev. E va bene così. Ce la rischiamo un poco, raga. Ma devo per forza fare dei cambi. Sennò rischiamo di non portarci niente a casa. Allora, contro il Swindon, che è quinta in classifica, raga. Aia. Partita difficile. Partita difficile. Loro vengono da un pareggio contro il Cheltenham. E noi che ce famo? Ci perdiamo 3-0. Mamma mia, non ci voleva questa, raga. Sono uscito Sullivan e Stockton per Delev e Slow. Sconfitta pesante, raga. Non perdevamo da un sacco di tempo. E Colchester ci ha risuperato. Ci ha agganciato il Colchester più che altro. Il Colchester ci ha riagganciato 85. Sempre con una partita in meno, però. Sempre con una partita in meno. Hamilton diventa un 47. Buono così. Dai Hamilton, l'anno prossimo devi guidare la mia difesa, Hamilton mio. L'anno prossimo devi guidare la mia difesa, Hamilton. Dai così, dai così. Squalifica scontata. Va bene. Andiamo avanti, raga. Giochiamo contro il Salford City. Questo è uno scontro diretto. Questo è uno scontro diretto, raga. Il Salford è a 2 punti da noi. Secondo e noi siamo quarti. Scontro diretto. Riuscissimo a vincere questa partita sarebbe tantissima roba. Allora, fuori Sullivan, dentro Delve è più stanco. Qui rimettiamo Wilding e Lewis, che però li inverto perché mi piacciono di più così. Tonev, facciamo giocare Nicholson. Fuori Cruston, dentro Park. Fuori Bacaré, dentro Sutton. Fuori Mbulu, dentro Old, che è diventato un 59. Ma che stai di? Meglio Mbulu allora a sto punto, scusami. Dentro rimane Mbulu, Raja, Gnocco Puri,
O'Sullivan, Stockholm. Va bene. Va bene così, va bene così, raga. Penultima partita di campionato. Scontro diretto praticamente contro la seconda. Contro il Salford. Attenzione, 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 raga. Attenzione. Viene da un pareggio contro il Leyton Orient. Siamo fuori casa contro il Salford. 0-0. Ai. Ammoniti Lewis e Wilding. Fuori Stockholm dentro Slöv. 0-0. 0-0 bruttino. Bruttino, bruttino. 0-0 bruttino. Che ci porta ancora a pari punti col Colchester che ha una partita in meno, signori miei. Raid sale a 61. Bravo Raid. Bravo Raid, bravo Raid. Abbiamo l'ultima partita di campionato, se non sbaglio, raga. Dovrebbe essere l'ultima partita di campionato. Infatti, sì, è l'ultima partita di campionato. Andiamo avanti. Andiamo avanti, andiamo avanti. Vediamo se ci fanno. Se fanno giocare la partita. Oh, l'aggiornamento del serbatore. Non fanno giocare il Colchester. Il Colchester non lo fanno giocare. Aggiornamento dell'osservatore mensile. Jamie Watson, 65-89. No, i portieri ce l'abbiamo, raga. Sean Davis, 70-94. Questo lo pigliamo, raga. Sean Davis lo ingaggiamo. Bagare venduto. Buono. Entrano dei soldi nelle casse. Entrano dei soldi nelle casse. Bene, bene. Andiamo avanti proprio a ridosso dell'ultimo di campionato, raga. E il Colchester ancora non ha giocato. L'ultima partita è contro lo Scunthorpe. Ci giochiamo tutto in questa partita, raga. Promozione diretta o playoff. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti e per il sostegno. Vi lascio col dubbio. Nell'ultimo episodio sapremo come finirà, se saremo promossi o dovremo andare ai playoff. E ci prepareremo per la prossima stagione, raga. Detto questo, grazie a tutti quanti per aver guardato questo video. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella, raga. Ciao!